Buongiorno a tutti e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale, grazie mille. Oggi si impasta. Prepariamo insieme un lievitato dolce che mi servirà per realizzare delle brioche. Saranno senza burro ma con l'aggiunta di ricotta che le renderà molto soffici. Prepariamo insieme ciambelle, ricotta e cioccolato. Nel latte a temperatura ambiente sciolgo il lievito previsto. Nella ciotola della planetaria metto le due farine, lo zucchero, la miscela di latte e lievito, un bel cucchiaio di estratto di vaniglia e incomincio ad impastare. Impasto qualche minuto, poi rompo due uova. Le batto leggermente, inserisco le uova e impasto fino all'assorbimento, 3-4 minuti. E poi inserisco la ricotta, deve essere una ricotta asciutta, non di quelle che si comprano nelle vaschette già pronte, ma quella che si compra al banco salumeria, al taglio. Quando l'impasto sarà ben incordato, aggiungiamo le gocce di cioccolato e impastiamo un paio di minuti soltanto per non far sciogliere le gocce di cioccolato. Quando l'impasto è pronto, lo sposto in una ciotola, lo copro con pellicola e lo faccio lievitare 3 ore. Terminato il tempo di lievitazione, siamo pronti a procedere. Farina sul piano. E ora prendo un copapasta, un bicchiere. E poi prendo un altro stampino più piccolo o un tappo come nel mio caso. Spostiamo su placca da forno, copro con pellicola e lascio lievitare 1 ora. È trascorsa 1 ora e siamo pronti ad infornare.